Dato che in questo periodo storico, in questo momento, in questo periodo in cui siamo tutti a casa, mi state scrivendo in tantissimi, chiedendomi sempre la stessa cosa, facendomi sempre la stessa domanda, ho deciso di fare un video per rispondere a tutti. In realtà io un video su questa cosa, un video di risposta a questa domanda l'avevo già fatto, ma l'avevo fatto più di un anno fa, più o meno dopo 2 o 3 mesi dall'inizio del canale. Perché? Perché già ai tempi tutti mi chiedevate la stessa cosa, e dato che questo video è vecchio ho deciso di farne un altro dove risponderò di nuovo a questa cosa qua, ma intanto vi dirò un po' di cose. Ma la domanda qual è? La domanda che mi fate sempre è il perché io utilizzo le bacchette non girate in questo modo, comunque la bacchetta sinistra non girata giusta, ma al contrario, perché io prendo sempre la bacchetta da questa parte qui. Oggi voglio spiegarvi questa cosa qua perché me la state chiedendo veramente in tantissimi. È un video veramente importante perché, oltre a spiegarvi questo, voglio anche dirvi un po' di cose in più. Voglio spiegarvi il perché di tante cose. Oggi vi do tutti i perché di tutto. Vabbè. Prima cosa, vi spiego il perché di tutto questo. Allora, in pratica io ho cominciato a utilizzare la bacchetta al contrario e non uso sempre la bacchetta al contrario. Ogni tanto la uso, ogni tanto no, dipende dal suono che voglio, dipende dal feeling che voglio mentre suono un groove, un feel, eccetera eccetera. Ma io ho cominciato a utilizzare la bacchetta in questo modo, la bacchetta sinistra, solo la bacchetta sinistra che suona sul rullante, circa 4 anni fa, 3-4 anni fa più o meno, perché io ero in tour con i Disco Inferno. Con i Disco Inferno facciamo musica funky dance, e quindi comunque musica dove bisogna, non dico pestare abbastanza, però si suona per 2 ore, si suona 2 ore sempre costantemente. E in pratica ero durante il tour estivo e ho incominciato ad avere un pochettino male al polso sinistro. All'inizio avevo male magari dopo un bel po', quindi dopo 1 ora e mezza, 1 ora e 40 di concerto incominciavo a sentire un po' fastidio qua. Man mano che andavo avanti con i concerti, però, questo fastidio, questo male arrivava sempre prima, quindi dopo 1 ora e mezza, poi dopo 1 ora e un quarto, poi dopo 50 minuti, finché a un certo punto cominciavo il concerto e avevo male. Quindi io mi sono preoccupato tantissimo perché ho detto è tendinite. Prima cosa che mi è venuta in mente è stata quello. Il problema qual è? Il problema è che io ero all'inizio del summer tour, sarà stato più o meno inizio luglio, quindi avevo ancora tutto luglio, tutto agosto e buona parte di settembre dove dovevo suonare. Quindi come fare? Perché mi sono trovato veramente in difficoltà, perché non potevo smettere dato che avevo avuto ancora tutte queste date da fare e ovviamente un sostituto per tutte queste date non ce l'avevo, e quindi dovevo trovare un modo alternativo. Il problema era che però se io avessi portato tanto avanti questo problema, perché comunque alla fine facevo il concerto avendo male, quindi il concerto dovevo portarlo alla fine, io 2 ore suonavo, però suonavo 2 ore con male al polso, e il mio pensiero era: se faccio questa cosa per 40-50 concerti cosa succede al mio polso? Cioè rischio di non poter mai più suonare, perché se prendo una tendinite veramente potente e continuo a suonare lo stesso anche col male, rischio di far saltare tutto in aria. Quindi per ovviare a questa cosa e per poter cercare di portare a casa il summer tour, diciamo, ho incominciato a suonare in traditional. Non avevo mai suonato in traditional se non per gioco, quindi mi sono messo lì durante l'estate, ho cominciato a studiare la traditional. Infatti adesso mi capita ogni tanto di suonare un pochettino traditional, e non ho studiato chissà che tecnica, però un po' riesco a suonare la traditional, proprio perché in quei mesi mi sono buttato a capofitto a farmi lo stick control tutto nel nuovo modo. Per fortuna con la traditional non mi faceva male, probabilmente perché i muscoli, i tendini, non lo so, poi io non sono esperto in queste cose, comunque non li utilizzavo in traditional. Comunque ero veramente preoccupato, perché anche suonare sempre in traditional va bene, ma per riuscire ad arrivare alla tecnica che avevo in matched con la traditional avrei dovuto ristudiare tutto da capo veramente, e quindi perderci di nuovo un sacco di tempo. Detto questo, sono riuscito a portare a casa il summer tour e fin lì è andato tutto bene. Poi proprio quell'anno, a settembre-ottobre di quell'anno, direi ottobre, ho cominciato ad andare a lezione da Phil Mair, e mi ricordo che la prima lezione io gli ho detto: Phil, allora devi aiutarmi perché ho un grosso problema che può far sì che io non suoni più nella vita. Quindi gli ho spiegato questo problema e lui mi ha detto 2 cose, ma al volo: gira la bacchetta al contrario e usa meglio la Müller Technique. Perché io non usavo ancora la bacchetta al contrario, adesso mo vi spiego tutto, torno indietro e vi dico tutte le cose che c'erano da dire che non vi ho detto, ma non ve le ho dette apposta perché devo spiegarvi tutte cose. E quindi la figata è che io ho cominciato ad utilizzare la bacchetta al contrario, ho cominciato a usare meglio la Müller, quindi cercare di
rimanere più rilassato quando davo i colpi, principalmente in backbeat, perché era quello il problema, il backbeat sul rullante. E con queste due cose, quindi bacchetta al contrario e Müller, quindi rimanere più rilassato, ho fatto il dito così, vabbè, pazienza, ho eliminato il problema. Ci ho messo, non subito ovviamente, ci ho messo un pochettino, ma ho eliminato completamente il problema. E adesso vado a spiegarvi il perché di tutto questo e vado a spiegarvi il perché di tante cose, quei perché che vi dicevo prima. Vabbè, ma cambiamo inquadratura, così, tanto per cambiare un pochettino. Ma facciamo un attimino un passo indietro. Il problema in realtà qual è stato? Il problema è stato che durante quell'anno con il disco Inferno avevo cambiato un po' di cose. Principalmente avevo cambiato il mio modo di suonare il rullante, cioè prima ho sempre usato il rullante Zdeng, Zdeng, Zdeng con il rimshot. Da quell'anno, da un po' di tempo in realtà, avevo incominciato ad utilizzare il rullante un po' più basso di intonazione, quindi un po' meno tirato, ma soprattutto senza rimshot. Quindi è proprio stato questo il problema che ha fatto sì che il mio polso avesse così male, cioè il rimshot. Perché? Perché praticamente andando a suonare col rimshot il rimbalzo della bacchetta è minore, o comunque il rimshot fa sì che la bacchetta rimanga lì quando la suoniamo, mentre andando a suonare senza rimshot la bacchetta rimbalzava solamente sulla pelle e tornava su subito. Quindi io cosa dovevo fare? Per far sì che la bacchetta rimanesse giù, io tutte le volte in pratica dovevo andare a tirare un pochettino il polso in questo modo, così da non far rimbalzare troppo la bacchetta, perché se no con pelle e basta la bacchetta mi avrebbe fatto così e poi sarebbe tornata su. Io invece volevo far rimanere la bacchetta abbastanza vicino alla pelle dopo che davo il bordo, perché sono abituato così. Quindi colpivo la pelle e poi mentre la bacchetta tornava su chiudevo le dita e andavo a tirare quindi il polso e tutto, per far sì che la bacchetta rimanesse lì vicino alla pelle per poi poter rialzare, dare il colpo e poi ritirare. Quindi tutte le volte che davo un colpo io facevo questa cosa, cioè cercavo di non far rimbalzare la bacchetta troppo e non farla tornare su. Questo è stato il vero problema. E tra l'altro, se faccio questa cosa lo sento che non è una cosa buona, però prima non mi accorgevo di questo problema. Il fatto di girare la bacchetta al contrario, il fatto di usare la Müller nel modo migliore, la Müller è sempre importante ragazzi, ve l'ho detto, secondo me è la tecnica più importante di tutte, perché oltre a darci potenza ci fa bene, cioè ci fa suonare nel modo giusto e nel modo più rilassato possibile. In più, utilizzando la bacchetta al contrario, solo con la mano sinistra come vi ho detto, andiamo a suonare con una parte maggiore, con una superficie maggiore di bacchetta sulla nostra pelle, quindi il rimbalzo sarà minore. In questo modo infatti la bacchetta non tornava più indietro velocissima, ma rimaneva abbastanza lì, nel senso, ok, la dovevo controllare comunque, ma questo è normale, però avevo molto meno rimbalzo, quindi non dovevo più andare a tirare, non dovevo più andarla a fermare in qualche modo con le dita, ma si fermava praticamente da sola e non facevo più movimenti bruschi, sbagliati, eccetera eccetera eccetera. Con questo l'ho risolta, per fortuna in quel periodo non avevo più 30 date al mese, ma ne avevo meno, quindi intanto il polso ha potuto anche rilassarsi un pochettino. Ma con questa cosa non ho più avuto nessun tipo di problema, non ho mai più dovuto suonare in traditional per questa questione qua. Mi è andata abbastanza bene, devo dire, perché è bastato poco. Infatti ringrazio ancora Phil per questa dritta che mi ha dato, perché mi ha salvato la vita veramente, e soprattutto non ho avuto bisogno di medici, cioè nel senso di interventi che quindi avrebbero creato probabilmente dei problemi o comunque avrebbero fatto sì che io non potessi più suonare, almeno per un periodo di tempo. Con questo video ragazzi, più che spiegarvi la mia esperienza, voglio dirvi di stare attenti, perché io rompo sempre tanto le scatole sulla questione del suonare rilassati, sulla questione di non farsi del male, sulla questione di non suonare troppo veloce perché sennò rischiamo tendiniti, perché questa cosa mi ha segnato abbastanza, nel senso mi ha fatto capire tante cose, mi ha fatto capire che un modo sbagliato di suonare fa rischiare tanto, cioè ci fa rischiare di non poter più suonare in generale. Io pensavo di avere la tecnica giusta, pensavo di tenere le bacchette nel modo giusto e forse era anche così, però per questa cavolata tra virgolette di non suonare più rimshot ho rischiato. Quindi quando si cambiano delle cose, quando si cambiano dei modi di suonare, bisogna stare attenti a cambiare anche il proprio modo di tenere le bacchette, il proprio modo di suonare, il proprio modo di fare. Quindi state molto attenti a questa cosa. Detto questo, torno di là. Quindi con questo sono tornato a questa inquadratura qua perché mi piaceva. Io la finisco qua, spero di essere stato abbastanza esaustivo, spero di avervi spiegato tutto. Ovviamente se avete qualcosa da chiedermi chiedetemelo qui sotto nei commenti, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video. Spero che questo video vi sia servito più che altro per farvi capire un po' di cose, perché tante volte mi capita di avere magari anche degli allievi che arrivano, vanno veloce ma suonano tutto di braccio, oppure hanno la tecnica sbagliata. E il problema di questo, di avere la tecnica sbagliata, di non studiare la tecnica corretta, di non studiare le tecniche
tecniche della batteria, non è tanto un problema perché si riesce ad arrivare fino a un certo punto di velocità e poi non si riesce più ad andare su, ma è un problema perché rischiamo veramente di farci del male. Quindi io vi rompo le scatole così tanto su questa cosa: non fatevi del male, suonate sempre molto rilassati, eccetera eccetera, proprio per questo, perché se ci facciamo del male rischiamo anche non solo per il suonare ma per altre cose. Quindi bisogna sempre stare molto 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 attenti. Con questo però non voglio creare del terrorismo, nel senso suonate tranquilli ma ascoltate i segnali che il vostro corpo vi dà. Se sentite male, fermatevi. Se sentite solamente un po' caldo, diciamo, ai muscoli, se sentite un po' caldo al polso, significa che state migliorando invece. Quindi non vuol dire che appena c'è un minimo di segnale dovete smettere subito. Ascoltate il vostro corpo, che tanto vi dice tutto, non vi preoccupate. Detto questo, comunque il video è già durato fin troppo, voi vorrete andarvene, quindi lo capisco. Vi ricordo ancora però di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di seguirmi sul canale Telegram, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!